Ciao a tutti! Oggi prepareremo la cheesecake Kinder Cereali. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa più 7 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono riso soffiato, Nutella, mascarpone, zucchero, panna fresca per dolci messa per 45 minuti in congelatore, gelatina in foglie ammollate in acqua fredda, Kinder Cereali e cioccolato fondente. Andiamo in via alla ricetta. Mettere la Nutella nel riso soffiato ed amalgamare bene. Mettere in uno stampo da 28x18 rivestito con carta da forno e livellare bene. Riporre in frigo. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Togliere 100 g di zucchero dal boccale. È rimasto 80 g di zucchero all'interno del boccale. Posizionare la farfalla sulle lame. Mettere la panna. E la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale e senza farfalla, mettere il mascarpone e lo zucchero messo da parte. Ed azionare il bimby per 2 minuti. A velocità 3. Versare nella ciotola con la panna. Ed amalgamare bene. Sciogliere i fogli di gelatina ben strizzati in un pentolino con 20 g di latte. Lasciare intiepidire e versare sul composto. Ed amalgamare bene. Aggiungere i Kinder cereali e amalgamare bene. Versare sulla base di riso soffiato e livellare bene. Riporre in frigo per 3 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la cheesecake dal frigo. Abbiamo fuso il cioccolato fondente e adesso lo verseremo sulla superficie. Livellare bene. Decorare con pezzetti di Kinder cereali. Riporre in frigo per altre 4 ore. Successivamente rimuovere dallo stampo e servire.
Cheesecake Kinder Cereali. Grazie e alla prossima ricetta!